una recente puntata del programma Che Tempo Che Fa, trasmessa il 20 ottobre su 9 e condotta da Fabio Fazio, è emerso un momento di tensione con il celebre ospite Al Pacino. L'attore, collegato in diretta dalla sua villa di Los Angeles, era presente per discutere del suo libro autobiografico, Sonny Boy, rilasciato il 15 ottobre. Durante l'intervista, Fazio e Pacino hanno esplorato vari aspetti della lunga e illustre carriera dell'attore, che non ha esitato a condividere aneddoti e riflessioni, anche interrompendo più volte il conduttore. Verso il termine della conversazione, Fazio ha tentato di chiudere l'intervista con una battuta leggera, facendo riferimento all'ora di pranzo in California. Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo. Tra poco la lascio così va a pranzare. Questo commento, inteso come un elegante segnale di chiusura, è stato percepito in modo diverso da Al Pacino. L'attore, apparentemente sorpreso dalla conclusione affrettata e forse consapevole del suo entusiasmo nel parlare, ha risposto con una nota di disappunto. Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. No, va bene, probabilmente non c'è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia, la risposta di Pacino ha momentaneamente creato un imbarazzo in studio, ma Fazio ha prontamente cercato di alleviare la tensione, invitando calorosamente l'attore a partecipare di persona in futuro. Sì vengo, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi. L'invito è stato accolto con entusiasmo da Pacino, che ha espresso il desiderio di incontrare il pubblico italiano di persona. Questo scambio evidenzia la complessità delle interazioni in diretta televisiva, dove le intenzioni possono essere facilmente fraintese, specialmente in un contesto interculturale. Nonostante il piccolo scivolone, la conversazione ha rivelato l'affetto profondo di Al Pacino per l'Italia e la sua generosità nel condividere esperienze personali e professionali. Questo episodio sottolinea inoltre l'importanza della comunicazione chiara e dell'empatia nel gestire le dinamiche tra ospiti internazionali e conduttori in programmi di grande visibilità, come Che Tempo Che Fa.